Roma, Palazzo della Civiltà del Lavoro, la scritta che campeggia. Ci avviciniamo. L'ex Palazzo della Democrazia Cristiana, in affitto, forse in vendita. Dappertutto. Vai. Tutti gli italiani hanno a questo punto percepito in maniera molto chiara che l'espressione attuale della colonizzazione americana è McDonald's. Quando ero giovane io era invece selezione dal Reader's Digest e la Coca-Cola. Anzi, ricordo di più che quando uscì per la prima volta la Coca-Cola, uscì lo stesso giorno in cui uscì selezione dal Reader's Digest. E con questo non è che voglio dire che selezione fosse una pessima pubblicazione, anzi dobbiamo sempre chiarire queste cose. Selezione era una selezione di opere abbastanza importanti e la funzione di cultura che ha svolto selezione per almeno un ventennio è innegabile, che ne dicono i soliti retorici che non sanno mai quello che dicono. Selezione è comunque espressione di una mentalità, di una cultura che è quella che ha colonizzato l'Italia. La Coca-Cola è lo stesso, nessuno nega che la Coca-Cola sia una bevanda piacevole, ma qui noi non stiamo a contestare queste cose, noi contestiamo, pure la è piacevole. Appunto, noi contestiamo questa forma di larvata colonizzazione. Ci ho detto... No. Colonizzazione e ristrutturazione mentale, condizionata dal consumo di droghe. Esattamente. Perché dentro la Coca-Cola c'è una sferrante. Su questo lo sappiamo. Però resta sempre il fatto che si tratta di una bevanda. Allora, è più che altro la cultura della Coca-Cola, l'immagine che ha venduto la Coca-Cola, la pubblicità correlata alla pubblicità della Coca-Cola. Collegata al Natale. Oltretutto, è che una è quella è culturalmente la colonizzazione. Siete. Siete. No, non c'è bisogno che mi metto seduto perché adesso mi sono riposato e sto bene. Allora, detto questo, è ingrifato. Prendiamo come riferimento un'altra cosa, perché dice, ma tu e parti dalla colonizzazione da parte della Coca-Cola e arrivi alla religione, sì, perché la religione che noi oggi viviamo, che non è più... È una formula di pubblicità promozionale, condizionante, esattamente. E che non solo, ma questa religione, questa religiosità che i preti ci vogliono vendere oggi... Non è quella di 100 anni fa. E non è neanche quella di 200, di 300, di 1000. Ora, di 1600 anni fa. Questa pubblicità che fanno i preti oggi è una pubblicità sionica, sionistica. La confluenza del Vaticano agli interessi usurai sionistici. Il controllo del potere è sotto mondiale. Gli occhi di tutti. Allora, anche questa è una colonizzazione. Mentre noi, nella cristianità e nella cattolicità del 500, del 600, vedevamo una espressione completa, compresa anche di soverchieria. È bravissimo, tutta soverchieria, tutta vergogna, questi sono i cadetti di Guascogna, di Cardonello, di Castel Geloso che sogliono fare becco ogni geloso. Così cantava Edmond Rostand. Allora, detto questo e riferendoci di nuovo a alcuni rapporti di forza esistiti ed esistenti fra i cattolici, cioè fra il sacerdozio, il papato e gli ebrei, dobbiamo ricordare quello che noi più volte abbiamo detto, essere stati per secoli e secoli gli ebrei solo degli esattori. A partire dal 1430 conto, più o meno, esatto. Tutta una serie di bolle papali minori, ma non per questo esatto. Meno no, deflagranti molto più importanti per la società mondiale.
quella ovviamente controllata dalla Chiesa Cattolica. Esattamente. E che ha portato tutta una serie di malefici all'economia che si stava sviluppando del comunale e a quella successiva rinascimentale. Ma quello che noi vogliamo sottolineare in questo momento è la fine del Rinascimento è stata dovuta a questa serie di manifestazioni. Esattamente, ma non era quello che volevo dire in ogni caso, perché quello che volevo dire io era essere stati gli usurai ebrei esclusivamente degli esattori per conto del papato. Come un video che noi abbiamo fatto qualche annetto fa e che ci riscontra avere avuto un grosso successo. Siamo costretti a riprendere questo discorso, perché no, è bene che le cose si sappiano. Una cosa più articolata lo allora, per ma bene. Su questo argomento qui noi volevo soltanto richiamarlo. Allora, che cosa succedeva? Succedeva che agli ebrei veniva concesso di esercitare l'usura. Ad un cristiano. No, lasciami dire, no, perché è complicato. Allora, agli ebrei era concesso esercitare l'usura a patto che pagassero la concessione al papato, secondo il principio fondamentale che noi abbiamo sempre ripetuto, e se vuoi la soluzione bacia pure sto cordone. Quello che a noi adesso interessava dire è proprio questo. Ai nostri amici che non ci credono, invitiamo ad andare a vedere il nostro video precedente, dove appunto dimostriamo una denuncia su questo. Storicamente, dove denunciamo come storicamente era articolata la questione, ma la questione è la stessa anche oggi, capito? Perché se vuoi fare qualcosa devi pagare pegno, no? Il principio è lo stesso, il principio è anche quello bancario. Noi oggi, in questo momento, usciamo da un convegno in cui ci viene proposto al cittadino italiano la rivisitazione della tematica e delle modalità di produzione, esattamente uguale. Esatto. Sono passati 600 anni, dove praticamente ci viene proposta una tipologia di banca, e viene proposta da chi? Da personaggi un po' strani, tra cui anche un ex o ancora dipendente di una banca, i quali ovviamente hanno la mentalità della banca, cioè la mentalità della banca è quella comunque e in qualsiasi modo forse di facilitare la penetrazione, ma è solo una questione, come ci insegnano. Ma la penetrazione c'è comunque. Esattamente, è una questione di vaselina, è quella di tecnologia, no? Di penetrazione. Allora, finito questo discorso, vogliamo far vedere uno dei pochi giornali che vale la pena di leggere, ecco qui, vedi? Eccolo lì. Lei è un onesto, come si permette? Onesto sarà lei, capito? L'onestà è reato. Noi siamo in questa situazione oggi. Allora, dopo questa piccola interiezione, veniamo a un'altra cosa. I nostri amici ci dicono che noi molto spesso interferiamo, mettiamo la religione assieme a altre proposizioni, ma quello che a noi interessa è proprio di sottolineare come la truffa che è alla base della religione è la stessa truffa. È la truffa della ricchezza mobile, del denaro. È la ricchezza morale è contrapposta esattamente uguale alla ricchezza terrena. Hai capito? Ed è nelle mani di un unico gestore. Allora, immaginate questo. Quando uno dice voglio far dire una messa per i miei antenati, per mia madre, mio padre che sono morti, eccetera. Ma in realtà che cosa dice? Non è che la persona vada lì, non c'è nessuno che lo faccia, che va lì e dice sacerdote mi fai una messa. No, vanno quei soldi, gli fanno l'offerta. Fanno l'offerta, è sempre lo stesso, il principio... No, c'è qualcuno che ha messo pure il tarifario. Sì, ci sono dei preti che hanno messo il tarifario. Messo il matrimonio riparatore X, matrimonio in bianco Y. Sì, e giustamente, è un prete onesto, viva Dio, un parroco... Vuoi mettere la soluzione per una scopata prematrimoniale e una scopata dopo il matrimonio? Certificato di illibatezza, vuoi mettere un certificato di illibatezza? Rilasciato dal parroco, cioè devo vedere. Il parroco dice ma devo constatare, no? Devo capire. Allora, anzi che hanno abolito lo ius primae noctis, perché il principe vescovo
all'epoca faceva dettavano gli Ius Primae Nobis. Non a caso in Germania i principi vescovi hanno continuato a esistere fino al 1866, il processo di unificazione della Germania. Certo. Per cui quelle brave persone, quelle brave donne che si rivolgevano al loro principe, no? Offrivano quello che potevano offrire, molto spesso la loro illibatezza, sì, no, quasi illibatezza, sì, ecco, molto spesso si trattava di una illibatezza, di una quasi costruita, perché sai che mica erano tutte delle Sofie Loren, certo, no? Allora, detto questo, vogliamo far vedere alcune altre cosette ai nostri amici. Questo è un racconto tra i più interessanti che siano mai stati scritti. Qui c'è un commento del grande scrittore Leonardo Sciascia, un apologo e un'apologia dello scetticismo, forse particolarmente salutare in un momento in cui muoiono le certezze al tempo stesso che di certezze si muore. Bellissimo. Allora, cosa racconta questo fatto? Racconta una cosa semplicissima. Un romano che aveva girato il Medio Oriente, tornato a Roma, va a trovare niente meno che Ponzio Pilato, il quale era entrato in pensione. Tornato a Roma. Era tornato a Roma e c'aveva una bellissima villa nei dintorni di Roma. Si mettono a parlare, parlano, va a pranzo da lui, insomma tutta una cosetta molto carina. Alla fine, e questo qui dice a Pilato: ma te ti ricordi quel fatto, quel tale? Sì, eccolo qui, vedi? Ed è molto molto interessante questa cosa. Dice questo non c'entra niente, questo non c'entra niente, questo dunque nemmeno questo ce lo dice, ma c'è un commento finale che io vorrei leggere, perché si tratta, però a questo momento non trovo, mi dispiace, infatti si sentono le cose, non si trovano mai. Allora, eccolo qua. Fine di questo racconto, si parlano tra di loro, parlano di alcune cose, dice: la cercai lungamente nei vicoli malfamati e nelle taverne. Era più difficile fare a meno di lei che del vino greco. Qualche mese dopo che l'avevo perduta, seppi per caso che si era unita a un piccolo gruppo di uomini, la Maddalena, e di donne che seguivano un giovane taumaturgo della Galilea. Si faceva chiamare Gesù di Nazareth, Gesù il Nazareno, e fu crocifisso, non ricordo per quale delitto. Ponzio, ti ricordi di quest'uomo? Ponzio Pilato aggrottò le sopracciglia, si portò la mano alla fronte come chi vuole ritrovare un ricordo, poi dopo qualche istante di silenzio, Gesù, mormorò, Gesù il Nazareno, no, non me lo ricordo. È chiaro, è emblematico. Allora, a questo punto mi ha fatto... Non se lo sono ricordato per 70 anni. Sì, appunto. Allora, voglio ricordare quella barzelletta che fu raccontata da un grande, da un grandissimo, capito? Che fu, tra l'altro, per essere molto, uno spirito molto acuto, messo pure in galera, e mi riferisco ad Oscar Wilde, che racconta di quello... Era eccessivo in tutto. Esatto, e faceva bene. Lui diceva: posso resistere a tutto meno che alle tentazioni, e aveva perfettamente ragione. Allora, che succede? Un naufrago approda in un'isola deserta, credendo che fosse deserta si mette alla disperazione, se non che a un certo punto si avvicina uno con i lunghi capelli bianchi e una barba bianca lunghissima, e il naufrago guarda e dice: ma tu chi sei? Questo risponde per modo di dire, non sai, insomma, una specie di Robinson Crusoe, capito? Alla fine gli dice: ma tu come mai che sei qui? Sono venuto tanto tempo fa. Ma sei venuto a fare che cosa? Sono venuto per dimenticare. Ma per dimenticare che cosa? L'ho dimenticato. Pare giusto. Questa è la vera logica. E allora, sulla base di questa logica, dobbiamo leggere questa formidabile rivista che adesso ha finito di
le sue pubblicazioni, ma vale veramente la pena. E ci sono alcuni concetti importanti che voglio leggere. Allora, c'è una frasetta qui che ecco, relativa ad esempio a Feuerbach, sulla essenza delle religioni. Io mi trovo a condividere le idee di Feuerbach, perché Feuerbach è stato calunniato. Feuerbach è stato calunniato, capito? È terribilmente calunniato, è anarchico, quello con l'altro, mentre era veramente un santuomo. Allora, l'essenza della religione, la paura degli dei, costituiva uno dei quattro mali che la filosofia di Epicuro si proponeva di combattere. Più chiaro di così? Allo stesso modo, non poche scuole psicologiche vedono nei divieti religiosi e nel senso di colpa che accompagna la loro violazione un supplemento inutile ai molti motivi di tensione e angoscia che travagliano l'uomo. In un mondo in cui fioriscono le ideologie libertarie, la denuncia della repressione e la lotta contro i tabù, non si deve dimenticare che il tabù è in origine una istituzione tipicamente religiosa. La funzione alienante della religione, che estranea l'uomo da se stesso e devia il proletariato dai suoi compiti storici di ribellione e di lotta, è messa in luce da Feuerbach e Marx. Io ritengo che questa sia una frase, delle frasi più importanti che siano mai state scritte da un pensatore e di uno storico. Misticismo e mistero. Termini e concetti svuotati di senso o eccessivamente enfatizzati se non si risale alle origini storiche e culturali del loro esordio nell'antica Grecia. Leggiamo una frase. Non è molto diversa la sorte dei termini mistica e misticismo di cui Gerardus van der Leuve, nell'ormai lontano 1933, aveva offerto nella sua imponente Fenomenologia della religione. Una suggestiva ed efficace descrizione di un paragrafo a essa espressamente dedicato. Senza frontiere internazionale e al di là di ogni confessione, silenziosa e proprio per questo in grado di esprimersi in tutte le lingue, la mistica, che per van der Leuve parla il linguaggio di tutte le religioni senza che una specifica religione le sia indispensabile, è prima di tutto essenzialmente un'esperienza in cui Dio scorre nell'uomo e l'uomo in Dio. Dove l'uomo muore in Dio è un percorso che conduce ad unione. L'autore bravissimo, regista, 3 o 4 anni fa ha fatto quel film bellissimo che si chiama Mystic River. Che io non ho visto, stupidamente. Conduce all'unione appunto mistica dell'uomo con il suo Dio, una sorta di specchio che l'uomo ritrova il proprio sé, per ritrovarci sì è sufficiente ripercorrere anche solo i tradizionali trattati del Corpus Hermeticum, l'Asclepius, versione latina del discorso perfetto, o la successiva teologia mistica scritta tra il V e il VI secolo dell'era volgare e tramandati sotto il nome di un indecifrabile Dionigi l'Areopagita. Tutto sommato indefinibile, come l'ha affermato ancora recentemente Louis Dupré, autore della voce Mysticum e Mysticism nell'autorevole Encyclopedia of Religion, ideata e diretta di Mircea Eliade, misticismo e mistica appaiono dunque ancorati al piano dell'esperienza, così che non a caso nell'edizione tematica italiana di quella stessa enciclopedia del 1996 la medesima voce ha ritrovato spazio nel volume dedicato appunto all'esperienza. E sempre Louis Dupré, in sintonia con la lezione di van der Leuve, a un certo punto afferma quanto apoliticamente che il misticismo appartiene al nucleo di ogni religione. Le religioni che ebbero un fondatore storico iniziano tutte con la potente esperienza personale del contatto diretto e immediato. E certo, ma la Sorasine, la visione di Esaù che sale sul carro, tutti i cazzi che sappiamo, no? Oppure la visione delle ninfe nelle sorgenti, i pastorelli che vengono guariti, eccetera. Ma tutte le religioni, a
prescindere dalla loro origine, mantengono la loro vitalità soltanto finché i loro membri continuano a credere in una realtà trascendente con cui possono in qualche modo comunicare attraverso un rapporto diretto. Max Weber, il padre della sociologia religiosa, che all'interno delle concezioni del mondo inserisce gli orientamenti che determinano la vita dell'uomo secondo quelli che egli chiama i cinque sistemi di regolamentazione dell'esistenza a carattere religioso o religiosamente condizionati, che sono l'etica religiosa confuciana, induista, buddista, cristiana, islamica, a cui aggiunge il giudaismo come sesta religione. Il giudaismo come sesta religione, non come prima. Max Weber, uno dei più grandi sociologhi che l'umanità abbia mai avuto. È chiaro? Anche quindi è importantissimo. La Bibbia, che è il testo sacro degli ebrei, in realtà non è un libro sacro, ma è un libro di regolamenti come ci sadali, dimostra per noi regolamenti sadali, come ci dimostra una con grande sapienza Mauro Biglino, che fa tremolare molta gente. Come? Perché contiene delle premesse storiche essenziali, ma nell'esempio, per la comprensione delle due ultime religioni citate, cioè cristianesimo e islamismo. Quindi sociologia delle religioni 1976, pagina 327. Storico di formazione, allievo di Theodor Mommsen, Weber non sottrae i fatti religiosi al divenire della storia, dove innesta parimenti la direzione a cui tendono coloro che aspirano a liberarsi dal condizionamento del presente, orientamento dietro al quale si nascondeva comunque sempre, a suo dire, una presa di posizione verso qualche cosa del mondo reale che veniva sentito come privo di senso. E con questo io vorrei chiudere, perché mi sembra di aver espresso dei concetti che vanno espressi prima di dire queste ultime cose. Noi vogliamo esprimere quello che si pensa oggi, cioè i grandi pensatori di oggi dicono della religione, chiaro? Quindi quando mi dicono la religione è l'oppio dei popoli, è vero. Ma è anche vero che oggi c'è un altro fatto, che l'oppio è la religione dei popoli. Oltretutto non a caso gli americani stanno dove c'è il maggior centro di produzione mondiale dell'oppio. Esattamente. E controllano la via dell'oppio. Esattamente, non a caso. No, ma non solo, ma in America hanno legalizzato la marijuana. Certo. E non in tutti gli stati, in alcuni stati l'hanno legalizzata. E già le grandi industrie parafarmaceutiche. No, le grandi industrie del tabacco si stanno accaparrando tutte quante i prodotti, perché faranno le sigarette. Certamente. È come al solito, lo sappiamo, è una cosa che conosciamo molto bene. Ci sono anche a Roma, ci sono dei negozi che vendono certe confezioni che sono quelle del tabacco da pipa. Oltre alla marijuana ci avremo pure le sigarette alla marijuana. No, c'era. Modificata però, non la marijuana quella naturale. Mescolata con altre erbe. Modificata OGM, benissimo. Con una concentrazione di tasso. Sostanza attiva che è 10 volte circa di quella che era originariamente quella originale. Stanno già accavarrando l'enorme aumento esponenziale del consumo di marijuana, certo. Orientandola, abbattendo quella che era marijuana normale con quella OGM, è naturale. Per accaparrarsi un altro mercato che diventerà enorme, assoluto. Di controllo del corpo e delle menti. Allora, per concludere dicevo che, cioè per concludere quello che noi pensiamo della religione. La religione cattolica è una struttura di potere che ha una gerarchia. Questa gerarchia oggi... Una serie di gerarchie. Sì, vabbè, chiamiamola una serie, ma che confluiscono tutti. No, perché va spiegato che tutti i cardinali, i vescovi, le congregazioni, tutti i vari ordini, eccetera, sono tutti autonomi. Tutti autonomi, per cui non rispondono direttamente, ma convergono tutti verso il centro. Fanno parte della piramide, la stessa piramide che viene espressa degli Illuminati, è la stessa cosa. Ma io ho una cosa che, se posso dire, due argomenti. Come anche due. Nella visita a Santa Maria Maggiore la scorsa settimana c'è messo chiaramente il triangolo con l'occhio. Certo. E c'è nella rappresentazione del mosaico che sta sopra l'arco trionfale, sono descritti alcuni episodi tratti non dai Vangeli, ma dai Vangeli apocrifi, che sono stati sostituiti poi in seguito. Quindi già
Ma infatti non c'era un'uniformità fino a neanche 200 anni fa. In Santa Maria Maggiore c'è evidente. C'era tutta una serie di contenziosi interne. Ma fino a pochissimo tempo fa era, come dire, erano note tutte quella parte dei Vangeli apocrifi che riguardavano i primi anni di vita di Gesù, oltretutto, che adesso per una questione penso di pudore intellettuale l'hanno levati, perché sennò anche lì dice ma come tu racconti una cosa, un altro, quello che ha 5 anni non so cosa faceva, a un anno sì, aveva fatto a un anno una colomba in Creta e poi gli aveva preso il volo, sì, è rappresentata, cioè Gesù che tiene in grembo suo stesso Gesù che appunto lo sai perché Santa Maria Maggiore, in occasione del concilio così ha detto l'esperto, ha detto in occasione del concilio in cui venne impostata la virginità di Maria l'8 agosto del 405 e avvenuto un fenomeno meteorologico eccezionale, ma no, ha nevicato a Roma l'8 agosto del 405 dopo Cristo e per quel motivo lì è stato eretto, perché ha nevicato solo su quel cucuzzolo lì dove sta la stazione Termini. Perché avevano intenzione di dedicare quel tempio alla Vergine Maria in occasione di quel concilio e non è vero niente. Vabbè, comunque sia, va bene, c'è un diamogliela buona. Allora, il fenomeno è veramente interessante ed è uguale ai fenomeni di Medjugorje, dove appunto il sole gira, no? Poi da una parte e dall'altra, insomma, ci sono quelli che gli fanno girare i coglioni, oltretutto. Ma c'è chi ci crede bene, quella Madonna, chi pensi a propagandare e andate a Medjugorje che vi sentite meglio. Tutti lì a guardare, no, perché si sentono meglio fuori discussione, perché ovviamente è stata appagata, no? Un istinto primordiale e quello va benissimo, è tutto lì il discorso. Coloro che gestiscono la religione truffano i poveracci facendo credere che certi avvenimenti, e noi ne abbiamo già parlato molte volte, ad esempio della funzione salvifica della preghiera, c'è un libretto che io ho fatto vedere più di una volta di quel grande medico che tutto era, è un uomo di religione, Alexis Carrel, il quale in un libro ha dimostrato l'efficacia terapeutica della preghiera, ma non della preghiera come dicono loro, che è una preghiera a un particolare ente stranissimo che sta in cielo o tra le stelle, capito? La Madonna, le Madonne o Santi o quant'altro, ma semplicemente l'atto stesso del pregare, capito? Che dà quella conclusione. L'atto fisico del pregare. Il vero atto fisico del pregare. Quindi ritorniamo al discorso. La storia nostra, cioè la storia della nostra religiosità, la storia del cattolicesimo è puntellata di fenomeni di misticismo, ricordiamocelo bene. Il cristianesimo e il cattolicesimo hanno avuto una marea di mistici, ma, e con questo voglio veramente concludere, questi mistici non potevano che esprimere la loro natura mistica che applicandola a teorie e miti che erano legati al cattolicesimo stesso. A Simone della Colonna, che è vissuto 30 anni su una colonna, se non è misticismo quello. Esattamente. C'era, a proposito del Simone della Colonna, e con questo concludo, bellissimo. Il bellissimo film di Jodorowsky. No, sì, a parte quello, che va sempre comunque ricordato, un grande libro, un grande romanzo di John Steinbeck, bello, intitolato non Uomini e Topi, ma Vicolo Kennedy. Allora, è una storia di primitivi degli stati del sud, del Nord America, dove c'è un gruppo di persone che ne fanno di tutti i colori. E una delle cose più interessanti è di un tale che si era fatto mettere in cima, no, a una colonna altissima e stavano tutti sotto per vedere quando gli scappavano di fare la pipì. Allora, andatevi a vedere quel bellissimo libro del grandissimo John Steinbeck, premio Nobel, che poi gliel'hanno dato un torto collo, perché certo, era contro il sistema, appunto, oltre a leggere quel poema, che per me è un poema, che è appunto Uomini e Topi, e poi Vicolo Kennedy. Struggente. Sì, è proprio una durezza lineare.
Anzi, e poi io direi di chiudere questo discorso con una frase che questa mattina proprio mi girava per la testa, e che era una frase dantesca. E non è quella che ha ripetuto quell'idiota di turno che è andato in giro a dire foste nati, non foste per vivere come brutti, cioè l'ha detto il pazzo, il giullare di turno, hai capito? Il Jack di turno, ma quell'altra frase che fu Dante mise, ho l'impressione, mise nella bocca di Farinata, no? Quando dice nave senza cocchiero in gran tempesta, non donna di province, cioè che comanda le province, ma bordello. Questa è una descrizione. Altro, se fosse perfetta, Dante fosse stato ebreo, l'avrebbero preso un grandissimo profeta, no? Vero che Dante è stato comunque un grande profeta, ma avrebbero messo allo stesso posto di Isaia, no? Di Geremia, di mamma mia. Un grande profeta. Un grandissimo, perché è di una frase, di una chiarezza estrema, eh? Non donna di province, ma bordello. Nave senza nocchiere in gran tempesta. E questo, se il nocchiere è Renzi, se il nocchiere è Draghi, è evidente che l'Italia che è senza nocchiere in gran tempesta. Quello che ha detto l'amico ieri pomeriggio, quel signore anziano che non so chi sia, che ha detto, ha misurato l'intervento di Draghi al Parlamento in minuti, è veramente emblematico del valore del nostro Parlamento. Esattamente. Cioè quello è considerato a livello europeo e a livello all'anno, mi pare, due minuti al mese. Detto? Sì, vabbè, comunque sia, due minuti al mese un governo non può interloquire con una banca che dovrebbe essere a servizio dei governi. Esattamente. Non del governo italiano, ma dei governi della comunità europea che hanno aderito all'euro. Certo. E invece no, sono loro i governi che aderiscono al volere del banchiere. Più spudorato di così ormai è evidentissimo. E poi no, con quell'aria di sufficienza, perché non tenete i coglioni. Dovete fare questo. So io e basta, capito? Vabbè, abbiamo detto quello che sappiamo quello che dobbiamo fare.